Ciao a tutte, oggi vorrei fare un video un pochino più tecnico in cui vi spiego come utilizzare i vari chiodini in modo tale da rendere le vostre creazioni in fimo dei ciondoli. Come potete vedere, i tre chiodini che io utilizzo di più sono questi e sono i chiodini ad occhiello, ossia questi qua che hanno questo gancino all'estremità. I chiodini a testa piatta o a T, che sono questi, che hanno appunto questa parte piatta in fondo, e poi ci sono i chiodini a vite. Ovviamente tutti questi chiodini li potete trovare di tutti i colori, quindi oro, argento, bronzo e rame. Mentre queste due tipologie di chiodini devono essere utilizzati quando il fimo è ancora crudo, questi chiodini qui a vite possono essere utilizzati sia quando il fimo è crudo, sia quando il fimo è già cotto. Le modalità di utilizzo di questi due chiodini sono le medesime, con l'unica differenza che questo chiodino qua ad occhiello andremo ad utilizzarlo quando il nostro ciondolo deve diventare un connettore, ad esempio in questo caso, in cui il biscotto, come vedete, è al centro del bracciale con la catena sia agganciata a destra che a sinistra. Quest'altro chiodino, invece, quello a T, andremo ad utilizzarlo quando dobbiamo di far diventare le nostre creazioni dei veri e propri ciondoli, come in questo caso, in cui, come vedete, i biscotti sono dei pendenti. E ora vi mostro come li utilizzo. Molto importante quando si utilizzano questi chiodini o quelli ad occhiello è quella di inserire il chiodino prima di completare la nostra creazione, quindi prima di effettuare tutti i dettagli sulla creazione, in modo tale da evitare di sformare o comunque rovinare la creazione nel momento in cui si va ad inserire il chiodino e la creazione è già terminata. Quindi, ipotizzando di voler fare un biscotto, io vado a crearmi la mia pallina dopo aver condizionato la pasta e inserisco in questo modo il chiodino, facendo passare appunto il chiodino da parte a parte. Dopo aver inserito il chiodino, vado a lavorare il mio biscotto direttamente con il chiodino al suo interno. Quindi vado a creare la texture, le sfumature, le glasse, tutte le decorazioni che più mi piacciono. Una volta terminata la creazione, vado a cuocerla in questo modo, quindi con il chiodino dritto, e solo dopo che la creazione è cotta e raffreddata, vado a crearmi l'occhiello con le pinze. L'altra tipologia di chiodini è appunto questa qua a vite, che possono essere inserite sia nella creazione cotta sia nella creazione cruda. In questo caso, se la mia creazione è ancora cruda, vado dapprima a modellare il mio biscotto e successivamente inserisco il chiodino andando ad esercitare una leggera pressione a ruotare il chiodino all'interno della creazione. Per rendere maggiormente stabile il chiodino è possibile andare a inserire un pochino di fimo liquid nel foro e andare a cuocere poi in questo modo. La seconda possibilità è appunto quella di inserire il chiodino in una creazione già cotta. In questo caso ciò che ci serve, oltre al chiodino e alla creazione già cotta, sono anche delle pinze a punta piatta. Infatti, innanzitutto bisogna andare a prendere la creazione e fare un segno con il chiodino dove si intende inserire il chiodino stesso. Quindi io vado a fare un segno e a girare leggermente, ruotare leggermente la creazione in modo tale da inserire già un pochino il chiodino. Dopodiché, dopo aver inserito un pochino già il chiodino che rimane stabile, io vado a prendere le mie pinze e ruoto la creazione in questo modo. E così il mio ciondolo avrà un chiodino saldo. Per rendere il tutto ancora più fermo e più stabile, è possibile inserire un pochino di colla come l'attacco, comunque una colla presa rapida,
che sicuramente permetterà, renderà il chiodino più sicuro. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. So che per chi lavora al fimo da un po' può sembrare un video piuttosto scontato, ma spero anche che sia stato utile a tutte quelle ragazze che vogliono intraprendere questo hobby. Se avete dei suggerimenti oppure dei consigli, o se avete altri metodi con cui voi utilizzate i chiodini, fatemelo sapere qui giù nei commenti. Io vi do appuntamento al prossimo video e vi ringrazio per avermi guardata. Ciao!